Piera Lorenzo Bassi, a Spazio Aperto oggi ci occupiamo ancora di Luca, vostro figlio, scomparso nel 2011, ma sempre presente attraverso tutte le belle iniziative che fate, che potete trovare anche su Luca per non perdersi nel tempo.it. Adesso è arrivato anche il riso di Luca. Come mai, Piera, questa nuova iniziativa? Da dove è partita? Allora, questa iniziativa è partita da un incontro avvenuto sempre in Policlinico a Pavia, nel reparto di ematologia, perché il proprietario di questa azienda che produce il riso, azienda Garavaglia, era ricoverato nel letto vicino a Luca. Per cui è nata questa amicizia, cioè grazie a Dio Cesarino ce l'ha fatta e vabbè, Luca ce l'ha fatta in un altro modo, perché cioè ha cambiato il suo percorso, ma lo sta continuando comunque. E da questo incontro è nato il desiderio, o prima o poi, di fare qualcosa per lui da parte di Cesarino. È nato questo desiderio e l'anno scorso sono andati a comprare il vino alla cantina Torrevilla, il vino di Luca, e hanno detto: ma un altro anno vogliamo fare qualcosa per Luca anche noi. E per cui, visto che producono il riso, hanno pensato di fare questo riso con un'etichetta bellissima, il sorriso di Luca, che lo rappresenta in pieno. Per cui, cioè, il riso è buono, il prezzo è eccellente, perché costa 3,70 euro, lo si può trovare o qui da noi oppure presso l'azienda agricola Silvia Garavaglia a Gruppello Peiroli, oppure la domenica al mercato della Coldiretti a Vigevano. Vabbè, poi magari si troverà anche in altri posti, questo lo decideremo poi più avanti. E intanto il vino Torrevilla, con l'etichetta dedicata a Luca, si trova sempre appunto presso le cantine di Torrazza Costa e Codevilla. E poi, Lorenzo, ci sono comunque tante iniziative che adesso, uscendo dell'emergenza Covid, pian piano si ricominceranno, perché sono una piacevole tradizione. Speriamo proprio di riprendere, perché è un desiderio forte. Dovrò lottare con Piera, però cioè, speriamo di riuscire a farne qualcuna, compatibilmente con tutte le ristrettezze che ci sono dovute al Covid, e quindi è una cosa che bisogna pensarci bene, di non andare a combinare qualche problema, cioè certo, rispettando le normative, si può comunque fare solidarietà, certo. Possono comunque radunare ancora gli amici di sempre, sono diventati davvero tanti. E abbiamo avuto proprio la dimostrazione adesso con questo riso, che in pochissimo tempo ne abbiamo venduto un sacco proprio. E volevo dire, forse Piera si è dimenticata, che il riso lo beviamo anche noi, e quindi si può prendere anche qui da noi. Chi è interessato telefona, e il mio numero di telefono è sul sito di Luca, anche sull'etichetta del riso. C'è il telefono di Silvia Garavaglia, e si può acquistare all'Agropello oppure qui, e adesso speriamo di poterlo distribuire a qualcuno, in modo che si stava pensando di darlo a dei negozi, ma è un discorso questo ancora a divenire, poi vedremo come si può fare, insomma. E intanto, Piera, ci sono ancora, ricordiamo, le saponette alla lavanda, che sono un'altra tua bella iniziativa. Sì, un'altra iniziativa con una scritta proprio simbolica: non lavartene le mani, cioè ricordiamoci di sostenere la ricerca. Pavia in modo particolare. Si occupa appunto della lotta alle leucemie, linfomi e mielomi in provincia di Pavia, e voi destinate sempre tutte le vostre tutto quello che raccogliete delle vostre iniziative a Pavia ogni anno, no? Sì, e anche il riso comunque, la
l'azienda Garavaglia si comporterà come la cantina Torre Villa, daranno su ogni pacchetto di riso 1 euro a Paviail per la ricerca. E poi c'è ancora il libro Camera 18 che avevi scritto proprio per ricordare quei momenti e proiettarli nel futuro, e poi anche gli orologi di Luca, perché anche lì non bisogna perdere mai il tempo, vero? Difatti, è proprio una cosa fondamentale quella di non perdere il tempo, ma ce ne rendiamo conto ogni momento, perché anche adesso con queste ristrettezze del Covid così ci siamo resi conto di quanto il tempo è prezioso, di quanto è prezioso usarlo al meglio, perché in effetti adesso queste chiusure ci avevano proprio ristretto proprio lo spazio del tempo, e abbiamo capito quanto ti manca il tempo. Lorenzo, però gli amici quelli non mancano mai, l'affetto, la testimonianza, la solidarietà anche in periodi di Covid non sono mai mancati, seppure a distanza. No, mai, c'è sempre stato qualcuno che si è ricordato, e come ho detto prima, la dimostrazione è proprio da questa iniziativa del riso, che tantissimi proprio si sono fatti vivi, hanno acquistato il riso e sono sempre disponibili. Infatti il problema degli eventi non sarebbe insuperabile, perché con tutti gli amici che si hanno si potrebbe fare. Purtroppo ci manca molto la camminata, quella è una cosa, a me manca tantissimo. Ma vedremo di organizzare qualche bella sorpresa prima della fine dell'anno, speriamo, mai dire mai. Mai. Speriamo di poter far venire ancora Luca Mauceri, se sarà possibile. E tutti gli altri amici, tanti altri artisti che hanno dato il loro contributo per l'associazione. Allora un ultimo appello, Piera, affinché questa ricerca venga sempre alimentata. Sì. Bene, l'appello che posso fare è di non dimenticarvi della nostra associazione, ma io credo che comunque Luca ci pensa, perché il fatto che tanta gente continui a ricordarsi vuol dire che lui ogni tanto col suo sorriso va a stuzzicare, a stimolare il cuore delle persone che si ricordano di chiamarci, farci un'offerta. Ad ogni modo questo riso ci sarà tutto l'anno, e a Natale, per chi volesse fare dei regali o anche prima, se vogliono abbinare vino e riso, è un abbinamento meraviglioso, per cui proseguiamo su questa strada. Grazie a tutti. E allora ecco qui tutti i riferimenti ancora dove è possibile acquistare il riso, e comunque fate sempre riferimento a questo sito Luca per non perdersi nel tempo.it, la pagina Facebook, e sostenete l'associazione che contribuisce ad alimentare Paviail per la ricerca su linfomi, mielomi e leucemie.